io ho fatto una ventina di colonne sonore nella mia carriera e troppo poche secondo me, cioè nel senso che mi piacerebbe averne fatte di più, aver cominciato prima, però ho fatto altri mestieri prima, tra cui il cantante di rock and roll, quindi e quindi questo era. Però insomma lavorare per il cinema è meraviglioso perché insomma è l'arte della magia, si spegne le luci, si accendono delle altre luci, tutto comincia a muoversi, si comincia a immaginare e poi la proiezione cinematografica ha le stesse un po' caratteristiche della riproduzione del suono, no? Tu hai due dimensioni reali che sono alto, basso, sinistra, destra e poi tu hai una terza prospettiva, la terza dimensione che è finta per la musica, il mixaggio e per il film, per il cinema e la fotografia, per cui in realtà i due linguaggi hanno molto in comune, soprattutto nella riproduzione. E poi niente, si impara a dialogare proprio con qualcosa, no? Ogni tanto si va contro, ogni tanto si aiuta, si collabora con i registi, con gli attori, insomma, invece di stare da soli nella cameretta a suonare come una volta. Un po' di lezioni che ho imparato in realtà non tanto dal rock and roll, ma da gente brava con cui ho lavorato, che bisogna imparare continuamente a spostare la macchina da presa, anche nella realtà. Bisogna imparare a guardare le cose da fuori, a guardare le cose al contrario, a guardarsi da fuori, a guardarsi bene, a controllare che ci sia una coincidenza fra quello che pensiamo di essere e quello che siamo, almeno un po', senza pretendere di esaminarsi troppo, però insomma, guardare, avere un occhio vigile e capovolgere credenze, emozioni, convinzioni, mettersi in dubbio continuamente. Questa è una lezione che mi è rimasta. Sì.